Bella raga, siamo tornati con le previsioni del negozio oggetti, visto che comunque continuate a richiedermela, allora proverò a farla un po' più spesso. Cominciamo però con un bel leccozzo per supportare il canale, raga, se no mica mi incoraggiate a fare queste benedette previsioni. Allora comincerei subito con prima di andare a tutto il resto, con la domanda che state facendo più frequentemente, cioè quando escono le skin DC. Quelle che escono nello shop, insomma, la più richiesta è Harley Quinn e la batosta di Harley Quinn. Allora, diciamo che a breve la Epic, cioè Fortnite, diventerà gran parte Disney, perché arriverà una modalità Disney probabilmente alla fine 2025, quindi manca ancora tanto, però vediamo che arrivano sempre più spesso skin Marvel e skin a tema X-Men, quindi comunque facenti parte dell'universo Disney, quindi anche per esempio Star Wars. Settimana prossima dovrebbero uscire anche Gli Incredibili, che è Pixar, però è sempre, fa parte sempre dell'universo Disney. Quindi, raga, rassegniamoci, probabilmente potrebbero anche non tornare mai più le skin DC, almeno fino a quest'anno, però secondo me usciranno, ora non ricordo male, ma la possibilità di riscattare gli oggetti dei fumetti DC era fino alla fine 2024, o fino alla fine del 2025, quindi forse o ancora qualche mese o ancora qualche un annetto e qualche mese, diciamo una roba del genere. Voi raga, se tornano, mi raccomando, non pensate, non fate il pensiero stupido di dire aspetto la prossima volta. E comunque, detto questa gigantesca parentesi, secondo me le skin DC o tornano ad Halloween, anche se siamo in corso ancora con questa stagione qua, oppure a dicembre, durante la stagione OG. L'anno scorso sono uscite a dicembre, quindi diciamo che ci potrebbe anche stare come ricorrenza. Qualcuno si lamentava, qualcuno mi contraddiva, perché l'anno scorso sono uscite durante il Batman Day, che era 2 giorni fa, 3 giorni fa, non mi ricordo. Però, raga, ripeto, secondo me una stagione Marvel e vedere le skin DC è complicato, anche se 4 anni fa poi sono uscite insieme quando c'era il capitolo 2. C'è stato un periodo dove c'erano sia skin Marvel sia skin DC, sì, ma raga, non era la stessa collaborazione di adesso. Avete visto quanto è cresciuta Marvel e quanto è rimasta indietro DC a confronto dentro al negozio oggetti. Poi l'altra domanda è quando è che esce Ascia Borchiata o Bacchetta Stella, insomma i picconi. Ascia Borchiata è quello che manca da un po' più di tempo, però tranquillizzi dicendo che è un piccone di Fortnite originale, non è in collaborazione con niente, quindi sicuramente tornerà. Potrebbe fare come Aura o come Bacchetta Stella, che per 4, 5, 6 mesi non si vede, però poi tranquilli che tornerà. Se devo dare una data, direi il prossimo giro di sezione con tutti i picconi, che dovrebbe essere fra 2 settimane all'incirca, verso l'inizio di ottobre. Potrebbe esserci Ascia Borchiata, raga, non è sicuro, ovviamente è una mia ipotesi. Poi la skin di Rubius, quando è che esce, raga? Hanno fatto ieri o l'altro ieri, anche qui ora non mi ricordo, il torneo. Si vinceva con 500 punti, si poteva guadagnare la skin gratuita, quindi diciamo che a questo giro l'hanno concessa a tantissimi player, però sicuramente arriverà nei prossimi giorni e, come qualcuno chiede, potrebbero sì tornare anche altre serie di icone, non so, magari Chica, che non è uscita l'ultima volta, magari Buga potrebbe anche tornare. Poi qualcun altro mi chiedeva invece dei cantanti, quando è che torna Eminem. Solitamente escono verso inizio, fine season, quando diciamo cambiano il Fortnite Festival, quindi quando Karol G andrà via, che dovrebbe arrivare Snoop Dogg, probabilmente usciranno i cantanti, magari non tutti, però Eminem è uscito spesso nelle ultime season, negli ultimi switch di cantanti, diciamo, quindi potrebbe tranquillamente tornare anche Eminem. Secondo me sicuramente tornerà anche Eminem. Vediamo qualche altra domanda. Lo Spider-Man originale, penso quello di Tom Holland, che non è per quello originale perché era di un pass, il primo Spider-Man. Secondo me quello di Tom Holland uscirà prossimamente, entro fine season. Raga, manca ancora tanto, alla fine della season manca 1 mese e 1 o 2 settimane, più o meno 40 giorni, quindi 1 mese e 10 giorni, diciamo così.
Quindi c'è ancora tanta possibilità di vedere appunto Spider-Man, l'altra Mary Jane, anche se l'altra Mary Jane mi pare sia uscita verso inizio season, quindi tornerà secondo me, tutte, anche Miles Morales secondo me tornerà in questa season, poi magari raga mi sbaglio io. E vi sto dicendo una stupidata. L'altra domanda è quando arriverà, se tornerà Venom, quello di Eddie Brock, quindi però quello diciamo un po' più stiloso. Secondo me sì, anche qui pare abbiano riaggiunto la sezione, quindi potrebbe arrivare nei prossimi giorni, però con certezza giovedì 24 ottobre dovrebbe uscire il film, quindi potrebbe essere che entro quella data uscirà anche Venom. Manca un mese, ragazzi, secondo me arriva prima dei prossimi del 24 ottobre, insomma. Poi vediamo un attimo la skin furfante che fine ha fatto. Per adesso pare essere disattivata. Qualcuno dice che verrà bannata perché c'è stato un problema con il compenso da dare al creatore della skin. Secondo me, raga, è semplicemente bannata per questo periodo, perché probabilmente riscontra qualche bug in qualche sezione, qualche modalità del gioco, in qualche magari animazione, e sicuramente ci saranno aggiornamenti un po' più avanti. Difficilmente banneranno quella skin, però piuttosto pagano l'artista, e anche se in ritardo, sempre che sia vera la voce, e tornerà tranquillamente. Poi ultima due domande. Vabbè, mettiamoci anche dentro anche Kratos. Abbiamo capito che la cosa del God of War Ragnarok dentro l'Epic Store e la skin in game era una fuffata. Io è da marzo, ragazzi, lo ripeto, lo dico ogni volta, sono passati 7 mesi ancora, poi ci cascate a questa trollata dell'asce del Leviatano, soprattutto più che di Kratos, e non tornerà. Secondo me a questo punto è scaduta il periodo di collaborazione, il periodo in cui potevano far uscire la skin. Stessa cosa per Borderlands. Qualcuno dice che uscirà un nuovo gioco nell'Epic Store e probabilmente uscirà la skin, ma secondo me anche questa è una fuffata. Quindi ultima domanda: quando è che esce il Greedy? Secondo me, raga, il Greedy per il momento non lo faranno uscire, l'artista della canzone. Questa è una notizia vera, potete anche andarla a cercare voi. Praticamente ne sta combinando di tutti i colori, sta affrontando una serie infinita di problemi legali, e secondo me finché non li risolverà non tornerà, probabilmente, però in futuro lo rivedremo. Il negozio oggetti, prima di staccare, raga, la skin felina, ci sono degli aggiornamenti. Quando è che uscirà? Io direi che la prossima settimana, già martedì, potrebbero aggiungere le sfide. Sappiamo con certezza che è in base al ranked, e come dicevo nel video di qualche giorno fa, si sbloccheranno gli stili. Sempre praticamente a fine season si riazzerano, e la season prossima si potranno riguadagnare gli stili. Quelli che sbloccati ovviamente rimangono, però diciamo che questa season arrivate a oro, la prossima arrivate a real, riuscite a sbloccare tutti gli stili nella prossima season, quindi diciamo che sarà aperta a tutte le stagioni, così come il piccone dovrebbe arrivare con la classificata di Fortnite rientro, perché stanno aggiungendo anche la modalità classificata e rientro, però potrebbe arrivare anche un po' prima. Secondo me, se devo dire una roba, dico settimana prossima, quindi in questi giorni, magari già domani, oppure nel fine settimana, così come dovrebbero arrivare anche le sfide del settimo compleanno, che vi metto qui in alto il link a quali sono i regali che ci regalano appunto facendo le missioni, gli incarichi, le quest, insomma. Ci fermiamo qui. Like, mi raccomando, per supportare il canale, il codice creatore Vander_Grippi sempre attivo, ragazze, usate, taggatemi, ciao.